strada che stiamo seguendo, quella di cercare di migliorare sempre la qualità sia delle strutture che della tecnologia a disposizione dei nostri medici. Noi disponiamo del capitale umano migliore in circolazione, bisogna mettere questo capitale umano nelle condizioni, da un lato di sentirsi orgoglioso di lavorare in queste strutture, dall'altro lato di riuscire a essere attratto e attirato dalla qualità delle strutture stesse. Credo che sia l'unico modo che abbiamo, visto che non abbiamo la possibilità di incidere sull'aspetto economico, almeno dare la possibilità ai nostri medici di capire che nel pubblico possono trovare le condizioni migliori per svolgere la loro importantissima attività. Oltretutto questo è un centro anche universitario, un centro che sicuramente può essere considerato uno dei centri traumatologici più importanti del nostro paese. Lei diceva che probabilmente potrebbe diventare un altro IRCCS. Ma credo che ci siano tutte le condizioni perché diventi, anche perché ci sono alcune ricerche fondamentali che vengono portate avanti in questo istituto e penso che sia una richiesta che noi stiamo già portando avanti e che speriamo si possa realizzare quanto prima. È un progetto partito nel 2017, si è fermato per circa 2 anni e mezzo a causa Covid e ha ripreso nel 2021 con energia e determinazione, e quindi oggi sono reparti già attivati da 2 o 3 mesi, perché volevamo fare un'inaugurazione ovviamente con un reparto attivo, vivo, perché l'ospedale deve essere un ospedale vivo, un ospedale vissuto, e quindi oggi abbiamo questa prima realizzazione. Qui farà seguito la terapia subintensiva, che si collocherà al secondo piano, che oggi è uno stato d'avanzamento di circa il 60%, che verrà aperta nei primi mesi del prossimo anno. Quindi anche questo è un ospedale senza terapia subintensiva, e quindi anche questo è un importante traguardo per garantire anche la sicurezza ovviamente dei pazienti, ma anche un livello di complessità. Abbiamo già molte attività di ricerca, soprattutto in ambito medico. Per noi l'ambito medico è un ambito reumatologico. Saremmo il primo istituto ortopedico ad avere il riconoscimento IRCCS sia in ortopedia che in reumatologia. Campione del Milan, anche lei in un ospedale di Milano per farsi curare, come funziona la sanità lombarda? Per quanto riguarda la mia esperienza, bene, non ho grande esperienza fortunatamente di ospedali, però questa volta ho dovuto ricorrere all'ospedale per fare una protesi d'anca e sono stato appena operato e come vedete sono in piedi, insomma, tutto a posto. Fra poco di nuovo in campo, per come? Relativamente, fra poco e relativamente in campo, insomma. Ho già dato in quel senso.